Allora, concludiamo con una precisazione, perché io mi sono un po' stupito guardando l'ultimo Consiglio Comunale, perché mi aspettavo una replica, un botta risposta secco alle affermazioni un po' pesanti. Lei ha avuto proprio un attacco frontale, diretto, verso Visentin. Vogliamo spiegare il perché lei non ha reagito, magari come si aspettava qualcuno, in maniera un po' più dura, energica, a queste accuse. Per scelta, glielo dico subito. Il motto di Dante, non ti curar di loro, ma guarda e passa, l'ho fatto mio in quella circostanza. Non penso che al cittadino faccia piacere una politica basata sullo scontro. Penso che in Consiglio Comunale a Palmaggiore non siamo chiamati a fare grandi dibattiti politici. Mi dispiace per il ruolo che riveste il nostro capogruppo di maggioranza, il ruolo politico, ma non è chiamato a svolgere il suo ruolo all'interno del partito di appartenenza, PDL o Forza Italia che sia, all'interno del nostro Consiglio Comunale. Noi siamo chiamati ad amministrare, quindi a dare risposte concrete ai bisogni del cittadino. Io ho fatto presente nell'ultimo Consiglio Comunale alcuni servizi che la legge prevede e finanzia e che qui non sono stati attivati. Con meraviglia ho constatato che il secondo punto all'ordine del giorno, che era una variante in merito, non era una variante, perdoni, una richiesta Di raddoppio. di proroga dell'inizio dei lavori rispetto a una variante a suo tempo autorizzata per un'attività industriale in una zona industriale impropria. È arrivata questa proposta che ha la sua valenza e formulata in maniera illegittima. Palesemente illegittima, ci ho messo 2 minuti per vedere, ormai con internet, lei sa meglio di me, è abbastanza veloce a trovare le informazioni. E io mi chiedo, come fa un atto viziato di illegittimità essere portato in Consiglio Comunale e rendersi conto che il capogruppo di maggioranza non l'avevo nemmeno letto? Perché lui continuava a parlare di proroga nell'effettuazione dei lavori, mentre si parlava di proroga nell'inizio dei lavori. Cioè, mi ha un po' meravigliato. Questo è un sinonimo che c'è ben poca attenzione nell'amministrare e probabilmente di più nel cercare di fare politica attraverso Allora, mi l'amministrazione. faccia capire meglio, che, anche per chi ci ascolta, c'era all'ordine del giorno un punto che si può considerare illegittimo nella sua formulazione? Sì. Era riguardante a un raddoppio di una superficie, mi sembra? Allora, nell'ultimo Consiglio Comunale della precedente amministrazione era stato portato in Consiglio Comunale la decisione di raddoppiare la possibilità di edificare uno stabilimento industriale che è insediato in una zona industriale impropria, cioè in una zona, diciamo, artigianale ricavata al centro di zona agricola. All'epoca è stata autorizzato col voto della maggioranza questo raddoppio. Evidentemente il titolare di questa ditta non ha, a distanza di 16 mesi, iniziato i lavori e, scadendo la possibilità di effettuare questo raddoppio entro 16 mesi dalla pubblicazione della delibera di autorizzazione, avrebbe perso la possibilità di fare questo lavoro, per cui ha chiesto una proroga nell'inizio dei lavori, adducendo quale motivazione di forza maggiore, che è l'unica prevista dalla legge, la crisi economica. Il legislatore dice: signori miei, la crisi economica non può assolutamente mai essere considerata motivo di forza maggiore. Altrimenti qualsiasi concessione edilizia in essere o comunque qualsiasi autorizzazione ad edificare presente potrebbe avvalersi di questa situazione di crisi che non si sa quando terminerà per prorogare in maniera infinita, diciamo, qualsiasi termine, e questo non è possibile. Allora, io non so se l'atto era stato mal formulato o se in buona fede era stato presentato ipotizzando che le motivazioni di forza maggiore potessero essere anche quelle della crisi economica. Però, ripeto, abbiamo il capogruppo della maggioranza un avvocato e se noi possiamo non sapere cosa vuol dire
forza maggiore, causa di forza maggiore, un avvocato sicuramente. Perciò lei dice che Visentin doveva saperlo. Assolutamente. Come è stata la votazione di quel punto? È stato rinviato, non so neanche se verrà ripresentato, perché probabilmente io presumo che il titolare aprirà il cantiere e poi comincerà i lavori quando avrà la possibilità di farlo. Bene, allora abbiamo detto e specificato, penso, abbastanza in profondità, poi sarà a chi ci ascolta e al cittadino trarne le conclusioni. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei.